birra. Birra. Insomma, raccontate un po', è uscito quest'album nuovo? Ancora no, però sta uscendo. Sarete presto online? Sì, online. Online. Gratis. Sì. Gratis. Qui per tutti. Questa cosa del gratis. Tanto non ci scarica nessuno. Il titolo? Qual è? More Meat on Fire, volume 2. Quindi c'è stato un volume 1. Non l'hai scaricato? No, non li scarica nessuno. Hai ragione, non ci scarica nessuno. E poi è un esercizio di stile alla fine. Ma sì, ma poi anche questo è un esercizio di stile. Un po' meno. Un esercizio di stile. Un po' meno stile. Ma più che altro un po' meno esercizi. È stato più ludico. Sì. E che differenza c'è rispetto al primo? Avete fatto due album, l'hai chiamato uno volume 1 e volume 2. Sì, perché il filo conduttore è questo, è il fatto che la registrazione della batteria è avvenuta tutta nello stesso momento. Ah, è sulla ritmica che quindi è la linea di continuità. Sì. Esercizi in stile. No, ancora. Esercizi in stile. E quanti pezzi sono? Sei. Cortissimi. Mi pare che è un vostro elemento di riconoscimento questo, un vostro marchio di fabbrica. Sì, sì, la sintesi. La sintesi nel senso essere sintetici, brevi, concisi, essenziali. Sì, sì, perché tanto poi uno chissà che deve dire. E parlatemene un po', cazzo. Guarda, lui registra. Io registro. Suona il basso. A volte. Diciamo che abbiamo fatto sti sei pezzi da paura. Comunque sono da paura. Perfetto. E lui è il cantante triste? Ma chissà se è lui il cantante triste. Probabilmente no. Questo More Meat on Fire si è un po' eghissato. Abbiamo perso un po' i contatti, sono tanto triste. Comunque, sei brani 10 minuti. Beh, ottimo. E ditemi un po' allora, dai, ma di che cosa parlano questi pezzi? Cioè, che tipo di pezzi sono? Esercizi di stile. Sì, beh. Diciamo nel volume 1 era un esercizio di stile sicuramente, e anche nei testi. E questo l'abbiamo capito, sì. Mi sembra che sia una cosa. Il volume 2 già è più ricercato nei testi, già è più ricercato. Più ricercato, sì. C'è un Miniman. C'è la storia del Miniman, sì. È interessante. C'è The Song. C'è un altro filo conduttore dei sogni. Song of the Song parla, cioè il sogno di quest'uomo che sogna, un uomo che sogna delle pecore che mangiano. Che mangiavano? Le pecore verdi che mangiano mango. Birra. La birra, sì, grazie. Grazie. Prego. Paul. Sai, bisogna darsi un tono quando siamo locali. Anche quando si fa musica. Beh, sicuramente. Il tono bisogna darlo per forza. Per forza. Oddio, per forza. Anche no. Anche no. Perché poi questa ricerca della perfezione. Invece il difetto aiuta. E noi siamo pieni di difetti. Sì, noi abbiamo proprio un camion di difetti. Quindi un altro filo conduttore è il difetto. Sì. Sì. Per sei brani, 10 minuti. Esercizi di stile. Minuto e mezzo. Un po' meno. Eh sì, più o meno. Ci sono anche dei remake comunque. I nostri milioni di fan. Abbiamo fatto anche dei remake, sai, comunque. Sì, ma è interessante. Sarei tentato quasi di scaricarlo quest'album, solo che. Vabbè. Non mi scarica nessuno. Sei stivo il primo. Non lo so.
se vuoi farlo, mi devo prendere questa responsabilità. Sì. Oltre che sarebbe anche questo un atto di esercizio di stile, ma è meglio comunque. Ma è meglio che non si scarica questo album, secondo me. I milioni di fan non c'hanno bisogno di questo. I milioni di fan hanno bisogno prima di tutto di sapere che c'è. Penso. Ma stavamo dicendo appunto, mi sta facendo venire voglia di scaricarlo, stavamo, però dovrei prendermi la responsabilità di essere il primo in fondo. Bisogna sempre fare un passo e prendersi la responsabilità. Cioè tu hai la responsabilità, gestisci il bar, noi abbiamo la responsabilità di dare ai nostri milioni di fan dei messaggi. Che loro non scaricano. Che loro non scaricano, loro si prendono la responsabilità di non scaricare i nostri messaggi. Perché poi, messaggi. Messaggi, dai.